Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento con la serie Ritorno alle origini. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, sostenitori e tutti voi naturalmente che vi iscrivete ai miei canali social. Se non l'avete ancora fatto, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video troverete i link, fra cui appunto il link per acquistare. Oltre ad acquistare i giochi scontati, troverete il link per seguire i miei canali social. Ok ragazzi, allora oggi andiamo avanti con questa serie. Allora, vediamo un attimino cosa c'è da fare. Vi anticipo che off camera mi sono portato avanti un po' di cose e oggi andremo a cambiare il paddock dei cavallozzi, quindi andremo ad usare una mod che trovate nel mod hub ufficiale e che ci permetterà, fra virgolette, di produrre cavalli, quindi in questo caso di allevare i cavalli, e oggi l'andremo a provare. Ovviamente la maggior parte delle mod che io utilizzo in questa serie, come ad esempio questa Renault, non sono presenti nel mod hub ufficiale, per cui come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate il link del pacchetto di mod che sto utilizzando in queste serie. Allora, perfetto, allora vediamo un attimino di acquistare barra noleggiare il carrellone che ci permetterà naturalmente di poter caricare i cavallozzi e poi successivamente li andremo a riposizionare nella situazione. Allora ce li facciamo arrivare direttamente qua. Purtroppo abbiamo la necessità di averne due perché il trasporto dei cavallozzi purtroppo non ce la permette, però se troviamo qualche altra cosa, cavalli purtroppo niente. Due cavalli, vabbè, questi pure due cavalli. Che significa? 4 metri cubi. Sedicimila. Buongiorno Moreno carissimo, purtroppo non so perché, ma stamattina sto facendo un po' di capricci. Non so se Twitch mi dice che è instabile la connessione qua, boh. Ma fortunatamente, amici di YouTube, voi andrete a guardare una versione registrata direttamente al software. Allora, iniziamo a salutare il nostro mitico Morenoschi e Tuz e Tuz. Allora, iniziamo a salutare il nostro Marco. Grazie ancora per la vostra pazienza. Poi salutiamo anche Moreno. E naturalmente vi consiglio di andare a visitare il suo canalozzo, anche YouTube. Oh yes, yes. Vai. Seguite Morenoschi e Tunzi Tunzi. Allora qua, questi quasi quasi li noleggio, visto che c'ho
devo fare questa cosa che per il momento non mi serve. Quindi, sperando che mi faccia staccare, ovviamente, i tunzi tunzi qua. Opla, ecco qua. Allora, signore e signori, oggi andremo a... Allora, mettiamo Totò e Sofia. Allora, Totò, sposta sul rimorchio, ok. Sposta Sofia. Peccato che... Vediamo se riusciamo a spostare qualcun altro. Seleziona, sposta sul rimorchio. Ok. Allora, vediamo se riusciamo a sganciare il rimorchio. Perché se è così... Siamo a cavallo. Ha fatto la battuta lo zio Dab. Oh, perfetto. Ok. State buoni buoni là, non vi preoccupate che... Mo facciamo subito. Opla! Bella la Renault. Scipoli. Facciamo ancora i complimentozzi, ragazzuoli, al mitico Morino perché ha ricevuto un bel riconoscimento dalla Giants. Ha ricevuto una bella targhetta. Se vi siete persi il video, naturalmente, nel suo canale YouTube lo potrete vedere il bel, la bella attenzione che ha fatto la Giants al mitico Morino. Naturalmente approfitto anche per salutare il mitico Mr. Alias Mr. Aleasso, che quando lo guardi ti senti uno spasso. Wow, ragazzi, ho fatto la rima, bello questo, quasi quasi glielo devo proporre come motto del suo canalozzo. In questo periodo il nostro Mister Aiea è impegnato con le sue attività, con la sua nuova attività, che naturalmente gli auguriamo di fare sempre cose belle. Cose belle e cose buone. Allora, questa è Free Francis. Aspetta, no, è questo, mi pare? Allora, Free. Vediamo un attimo una cosa. Allora. Questo 16. Questo 13. Eppure mi era sembrato di averlo caricato. Andiamo un attimo. Mod. Asbandarias, ecco qua. Ok, mettiamo questa qui. Allora, se metto questa, siamo al limite. Andiamo un po'. Devo, perché qui arrivano più cavallozzi. Forse in questa posizione potrebbe andare. Ottimo ed abbondante, direi. Sì. Sì. Avremo, anzi, questo me lo sposto un po' più così. Così avremo la possibilità e l'opportunità di far aumentare i cavallozzi. Ecco qua. Allora, questo serve per togliere la graticola che non ci serve più. E ragazzuoli, abbiamo la nostra... Abbiamo la mod che ci permetterà di... allevare i cavalli. Ecco qua, che vi ricordo che anche nel 19 c'era, e adesso ovviamente li vedremo cavalcare all'aperto. Apri finestra degli animali, ecco qua. Allora, sposta nell'allevamento, voilà, sposta nell'allevamento. Allora, poi dobbiamo anche restituire, aspetta, meglio non fare guai, perché dobbiamo restituire i trasportini a noleggio qua.
Ok, allora sì, allora stamattina Twitch sta andando un po'. E beh, quello giustamente Twitch dice, come Zio Tab non ha mai fatto una live il fine settimana, il sabato, diciamo gli facciamo la sorpresina. Allora, ma dobbiamo subito. Forse l'ho messo un po' troppo a bordo strada, però mi sa. Allora, adesso restituiamo subito la situazione. Parcheggiamo. Ecco qua. Allora, restituiamo subito i mezzi prima che ce li fanno pagare. Allora, invio. Ecco qua, che qua ci servono gli Everons. Ecco qua. A posto, hai. Ok, allora dobbiamo mettere, beh, ovviamente avena e poi, se non ricordo, allora avena, poi c'è l'erba, giusto? Vediamo un attimo. Allora, dove sta? Ecco qua. Allora, dovrebbe stare Horse, se non ricordo male. Dovremmo trovarlo in produzioni. Credo, eh. Vabbè, poi eventualmente off camera. Mi vado a rivedere. Comunque, andiamo subito subito a preparare il cibozzo. Poi una volta che abbiamo, come ho pensato, di togliere i piccoli impianti di produzione di razione mista, poi andremo a utilizzare solo ed esclusivamente l'impianto quello grande. Allora, avena. Caro Moreno, dimmi un po', esce qualche video oggi? Così, perché a me arrivano le notifiche. Diciamo un pochettino più o meno la cadenza dell'uscita dei tuoi video su YouTube, così magari gli amici e le amiche di YouTube magari passano a fare un saltino. A proposito, ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale di Morino, mi raccomando, perché è un bravo streamer, ovviamente. Diamogli una mano a raggiungere i 1000 iscritti al suo canale, quindi mi raccomando, ya. Allora, allora, fermiamo. Adesso dobbiamo mettere un po' di fieno, oppla, per cercare di equilibrare l'alimentazione. Trick e trick l'aria là. Scarication avena. Eh sì, è capitato. In questo momento stiamo trasmettendo direttamente dagli Stati Uniti d'America. Allora, fieno. Questo qua è lungo. Allora, ci dovrebbe essere del fieno qua. Ecco qua. Quanto ce ne vuole di fieno? Beh, il resto lo mettiamo di fieno, ok? Quindi 60 e 40 arriva scendo e scendo. Va bene così. I apologize for the incoming technical, but today Twitch is not working.
And naturally for you, my friends on Twitch, on YouTube, you will find a very clear video. And so don't worry, I'm wrecking in this moment, recording. Ok. Quindi ce ne vorrebbero circa 7000 di avena più il fieno, vabbè, diciamo che fondamentalmente abbiamo. Bello vederli, fra le altre cose, stare così liberi. Ecco qua. Oggi sarà un po' più logistico. Ci mettiamo un po' a posto un po' di cosucce qua. Allora, nel frattempo, vediamo un po'. Allora, qua. Fino qui, Erbaz Fun. Eh sì, vabbè, diciamo che più o meno. Le gallinozze tutto a posto, un mealozzi pure. Ok, allora questo lo riportiamo un'altra volta dall'altra parte. Let's bring the truck on the other side. Take me on the other side. Take me on. Take me on. Hello, hello. Devo andare, non so. Oi Morino, grazie ancora per essere passato, poi magari ci becchiamo vedo un pochettino. Vado sull'altro canalozzo. Thank you so much, infatti sta parecchio indietro. Grazie Morino, thank you so much my friend. Allora, quindi dall'altra parte ci abbiamo le polpe di barbabietole che andiamo a mettere nella surgerie, nella fabbrica di nella fabbrica della situazione. Allora qua disattiva. Allora qui succo 2 tutto a post, calce vivo disattiva, pomodori. Saluto gli amici e le amiche della meravigliosa Puglia, ma naturalmente vi saluto a tutti guaglioni e guaglione. Grazie assai naturalmente per il vostro supporto, thank you so much. Tricche, tricche, l'aereo là. Oh, dovevo girare dall'altra parte, vabbè. Devo caricare anche la situazione qua. Ecco qua. In retromarcia sarei dovuto arrivare qua. In retro marsh. Avanti, marsh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E tutto. L'aria una scevite baccala tuzze yes. Ecco qua. Allora però dobbiamo anche raboccare ovviamente la produzione della situazione, quindi qua ci abbiamo 400.000 litri di bietole. Abbiamo anche la mod del caffè. Naturalmente la Z-Tab non si fa mancare nulla. Allora, ecco qua. Ecco qua, vai. 400.000 litri. Con 400.000 litri dovremmo fare un bel po' di cose. Shock because. Allora, i maialozzi stanno bene, le galline, uova per il momento non se ne parla, ovviamente.
Ah, manca la paglia, vedi? Manca la paglia. Ok, manca la paglia, GG. I miss the straw. Straw because, shocker because, my friend. Salutiamo Mr. Aleasso, ah, yeah, yeah. Il grande amicone Mr. Yeah, yeah. E ragazzuoli, approfitto anche per salutare e consigliarvi i canalozzi della nostra Queen Chiara Error 404, della nostra Manueluna nazionale Manuela del Drago, della coppia di streamers Coviros e Morven. Fate anche un saltino da Mister La Zappa Storta e anche da Brixia, da Moreno ovviamente, e come dico sempre, sostenete i vostri streamers, mi raccomando. Ah, già fatto il pienozzo, perfetto. Sono andato da Scozzetto e mi hanno fatto il servizietto. Asci, diciamo che faremo un po' più di situazione trick là, là. Ecco qua, scarica il show, vediamo un attimo poi che si deve fare da qualche altra parte. Il carrellozzo, il carrellozzo. Allora vediamo se c'è bisogno di acqua qua. Let's check if we need some water. Allora l'acqua ci sta, le barbabietole ci sono. Ok, quindi questa sta sempre attiva. Sì, aspetta però. No, mixed. Mix by Harry. Allora 12.000 cicli. Ok, sì, questi li lasciamo. Li lasciamo attivi perché ovviamente ci sono tutti e due. Allora, nel frattempo ci spostiamo i pallet dello zucchero. Questa vi ricordo che è una mod, credo faccia parte di un aggiornamento, insomma la trovate nel mod hub ufficiale. Allora qua però quasi vediamo un po'. Let's take a look. Some guys are alright. Naturalmente vi ricordo che se avete qualche mod da suggerire, fatemelo sapere. Scrivete un messaggio nella link, nel ecco, lasciate un commento che così noi andremo poi a vedere. Scrivete solo il nome della mod che mi volete consigliare, non lasciate link, mi raccomando. Allora, in questo momento io sto utilizzando il metodo ovvero il metodo di Mr. Aleasso. Ci fa risparmiare un po' più di tempo. Anzi, in realtà quello di Mr. Aiaia è un altro, che solo che qua i pallet sono troppo distanti l'uno dall'altro e quindi non si può fare la situazione. Allora questi quasi li metto qua, li metto. Ah, ecco cosa potrei fare. Metto il pushy, giusto. Potrei mettere il pushy, vediamo un attimo una cosa. Se metti il pushy, forse ci vanno. Vediamo un po'. Let's check if I'll put a push bar. If I can do this. Pushing from the right on the left side. Let's check. Allora, attrezzi. Ah, però mi stavo scordando. Allora, should be somewhere. No silos, forse qua.
maybe here, maybe here, over there, yeah. Décoration, non, il n'est pas dans la décoration. On voit ceci. Vediamo perché non mi ricordo una masse, altro. Ora soli. Siamo in questa qua. The push bar should be here. Let's check. Should be in the... I think so. But I think it's so. Vediamo un po'. No, facciamo. Faccio una figuraccia. Faccio una figuraccia. Ecco qua. Here we are. Here there is. Here there is. Vediamo un po'. Allora, se metti il pushy pushy così. E... poi ci vuole un po' di pushing, pushing. Allora mettiamo così. Serve poi fa un macello fa. Mettiamo così, ecco qua. Così mi sembra sospeso. Sembra, sì, è sospeso. It looks like flying. Let's check again. Allora, allora, allora. Decoration, other. Other. I was not checking if it's okay or not. I was distracted. Correct. Ovviamente questi fanno parte delle moto che trovate nel modo ufficiale. Ci siamo quasi. Peccato che non si possa trascinare qua, perché a cliccare queste volte mi rendo conto che per voi è un po' fastidioso questo. I suppose shock because. Mamma mia, sta proprio alla fine sta. It's on the end of this bar. Should be somewhere, okay. Found it. Allora, allora, Mr. Zio Depp, Uncle Depp, let's check if he's on the ground or not. Some guys on all right. Now should be grounded on the ground. Should be, ecco qua, vedi? Now he's approaching on the ground. Ecco qua. Vai, pushy pushy. Oi oi oi. Stanno sbucando. The Irish booking. Ecco qua, mo succede un macellozzo, va bene. E allora qua mi serve il carrellozzo, mi sa. Sì, I need the carrellozzo. Ok. Vabbè, tanto questo mo ce le spostiamo. A più un salon di plessi. Ui, mitico Fernobus. Buongiorno a te carissimo. Stamattina Twitch mi sembra che stia facendo un po' di capricci. Infatti a quanto pare arriva con un netto ritardo qua il video.
Buongiorno a te carissimo, ragazzuoli, naturalmente passate a salutare il mitico miticozzo, il Mr. Fenbus. Ecco qua. Eh sì, non so perché, ma stamattina va così. I don't know. Infatti noto che sta parecchio in ritardo. È capitato anche qualche tempo fa durante una live di Kaiman Lore. C'è un po' di c'è parecchio ritardo qua, ma proprio tantissimo ritardo da quello che faccio io qua. Oppla, ecco il metodo Mister Yeah, proprio quest'anzi lo mettiamo proprio in pratica. Vi faccio vedere, prendiamo circa 4 pallet, li andiamo a posizionare così. Qua però mi sa che ci facciamo il macellozzo. Speriamo che almeno per oggi pomeriggio, cioè per risolvano il problema, perché è un peccato. Andando per me, ma per te, per gli altri amici che insomma fate cose molto molto ma molto più decente. Mi raccomando amici e amiche di YouTube, vi ricordo come sempre di passare il canale del nostro amico Fenbus08, ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto, è totalmente gratuito e soprattutto lasciate tanti pollicioni in su sotto i suoi video. Naturalmente vi invito anche ad iscrivervi, amici ed amiche di Twitch, vi invito a passare nel suo canale e ad iscrivervi. Allora, però non gli ho fatto lo shootout video, quindi adesso gli facciamo l'SO, quello lì. Che dovrebbe arrivare a video a breve. Ecco qua, il mitico Fenbus. Il nostro grande amico del canale. Allora, io direi che nel frattempo questo qua mi sposto queste altre due pallet, ma mi sa che qua ne usciranno veramente tanti tanti tanti. Ecco qua Mister, il metodo di Mister Aleasso Allegragia. Ah yeah yeah, don't forget to visit. Hopla, his channel, and don't forget to follow him. Honey, follow him. Yes. Hopla, non male questa mod. Ecco qua, ci facciamo un po' di logistica, come dice il mitico Fenbus. E ragazzuoli, se non siete ancora iscritti al mio canale Twitch e al mio canale YouTube, vi invito a farlo naturalmente. E per quanto riguarda i 100 iscritti, ci sarà uno speciale 100 iscritti. Ci sarà un video speciale 100 iscritti, naturalmente che mi farò una bella dedicozza come lo zio Tab fa o cerca di fare. Ecco qua, frattempo il metodo Aleasso è infallibile. Sì, ci lasciamo anche una bella sbattutella di mani, ragazzuoli.
Grande mister Ale Asso Aie Aie Ale Asso Aie Aie E dunce dunce Oh yes, oh yes. Allora andiamo a spostare. Ci facciamo una bella catastella. La catast. Opla. Ovviamente mister Aiea Aiea in questo periodo è impegnato con la sua nuova attività imprenditoriale, naturalmente. Gli auguro, ma sicuramente anche voi sarete, come dire, con il mio pensiero, gli auguriamo naturalmente una grande, grande fortuna. Ale assoie, mister yeaie, mister yeaie. Ok, allora qua non mi conviene usare i pushy pushy perché succede un macellozzo. I will not use the push bar because I will do a jam here, so I don't want to a mess, and I don't want to do a mess. That's why I will keep the other sugar pellets here. Allora, let's check. We will rock you. Ah, I was forgetting that I need some straw. Ok, mi stavo scordando che devo mettere anche la pagliozza per i nostri cavallozzi. Mo sta paglia ce l'ho dentro al silos qua, altrimenti la vado a prendere. Nella parte alta della farm. Allora vediamo un po'. Paglia. Ecco qua, sì, ci sta. Donde stas la paglias? Fine, l'abbiamo messo. Paglia, paiuca. O pallone. Desta o pallone. O pallone. Desta o pallone. Briena che sa me. E saluto, e naturalmente saluto e ringrazio il presidentissimo La Zappa Storta per avermi gentilmente creato una mappa. E a proposito di cibo biologico, se volete acquistare e mangiare il solo e vero cibo biologico italiano, Zio Dab vi consiglia la azienda agricola biologica I Piani, che adesso Zio Dab fa partire lo spot radiofonico. Vai con lo spot. Esatto, www.ipianibio.it. Naturalmente per gli amici e le amiche di YouTube, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video troverete il link del sito internet dell'azienda agricola I Piani. Mi raccomando, visitate il sito
ipianibio.it ed acquistate con fiducia. Allora, qua mi sembra di aver fatto tutto. Ok, mo ci spostiamo un attimino. Allora, nel frattempo mettiamo anche un operaio a seminare i gambi di là. Allora andiamo là, ecco qua. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Mi raccomando, andate a visitare il sito internet, ma ovviamente Zio Dab vi consiglia di andare ad acquistare dai piani, perché i ragazzuoli ha veramente il vero cibo biologico. Però ovviamente, come dico sempre, se conoscete qualche altra azienda agricola, ovviamente date una mano a... sosteniamo la filiera agroalimentare, perché è un periodo un po' così, quindi acquistate a chilometri zero, ma io vi consiglio di acquistare da I Piani Bio. Allora, nel frattempo prendiamo, allora, cosa che dovevo mettere a... cosa dovevo seminare? Bella domanda. Allora, intanto vediamo cosa possiamo seminare. Allora, vediamo un po'. Ah, perché giustamente io ho disattivato la... sì, j'ai disattivé la situation, e dunque... Ok. Quindi... ah, il sorgo. Giusto, sorgo. Quindi, ok. Quindi sorgo. Iniziamo a vedere sorgo, poi cos'altro? What else? What else? Il sorgo perché vorrei produrre un po' di sciroppo di sorgo, quindi lo mettiamo sul campetto, quello là, andiamo a mettere. Andiamo a seminare sul campozzo la vasidus vasidas. Allora, quindi abbiamo detto sorgo, ok, poi mettiamo avena, sorgo, avena, e poi mettiamo anche la situazione. Allora, abbiamo fatto il pieno, we have got everything we need, so I will try to use the GPS mod. No, not now, it's now or never. Ok, quindi facciamo imposta A e andiamo dritti riposo, percorriamo un po' di siti millimetri qua, imposta B. Oh, perfetto, e adesso non dobbiamo fare altro che iniziare i lavorozzi qua sul campo. Allora, qui fra le altre cose siamo fortunati perché la consistenza del campo è morbida, quindi ci permetterà di non sprecare tanti semozzi. Ecco qua. Here we are born to begin with the prince of the universe. A proposito, mi stavo scordando di salutare la mitica Eliza, la nostra mitica moderatrice, la nostra prima moderatrice
del canale, anzi mi sa è stato il primo moderatore del canale, attenzione ragazzi, attenzione perché la Elisa è la prima moderatrice del canale, ragazzuoli, mitica Elisa, che naturalmente facciamo un bel applauso alla mitica Elisa, thank you so much. Oh, con il nostro bel trattoriello qua ci stiamo facendo il campo di surgo. Sciorgole, sciorgole, yeah. Sorgole, sorgole o sogliole, lo sapremo nelle prossime puntate. C'è un po' di ritardo, la cassuoli, c'è 10 minuti di ritardo. Ci scusiamo, ma Twitch stamattina sta facendo un poco di capricci. E Twitch, e Twitch. E vai, 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 vai. Dai, 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 combiniamo tanti guai. E tuz e tuz, vai, semina, semina e sciorgo, sciorgole. E voilà, le gioie sono ferme, abbiamo qui 10 semi a metro quadrato. È morbidozzo il terreno qui. Mi sa che il prossimo acquisto potrebbe essere il campo 9, ragazzuoli, eh? Campo 9, 8, che sono qua vicino. E anzi, più che l'8 e 9, io prenderei il cambozzo number 3. Comunque ragazzi, ci sistemiamo questo cambozzo, poi naturalmente questo video sarà molto più breve rispetto al solito, ma non vi preoccupate perché poi lo zio Dab si continua a fare la situazione. Abbassa e vai. Oh, via. Abbiamo passato questo un po' di tempo insieme e quindi come sempre faccio ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche e naturalmente tutti voi che vi siete iscritti ai miei canali social. E approfitto ancora una volta per gli amici di YouTube, vi ricordo che iscriversi al canale è totalmente gratuito, lasciare un like è anonimo, quindi mi raccomando, se non siete iscritti al canale fatelo, perché ho notato che il 90% di coloro che guardano i video in questo canale non sono iscritti. Se siete grandi streamer non preoccupate, che non verrò a dire certamente che vi siete iscritti al mio canale. Quindi se volete io sono a disposizione vostra anche eventualmente per qualche suggerimento. Allora bassa, ecco qua. E vai. E scendo la tua terra e vai. Questo terreno è un po' più tosto. C'è fisico tosto. E ogni mese di agosto vengono tutti qua, pam, 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 facci ballare anche a noi. Quelli con la panza, quelli che anche in palestra
non hanno più speranza. A proposito, fammi salvare la partita qua. Altrimenti autrement avrei perso tutta la situazione qua. Ci facciamo queste altre due strisciette qua. E qua il terreno è un po' più tosto. Facci ballare anche a noi. Quelli con la panza, quelli che anche in palestra non hanno più speranza. E facci fare il trenino, o maestra di danza, dacci un'ultima chance, facci ballare con te. Ogni giorno che appunza c'è chi drinka e si sbronza, e la sera non pranza per far scendere la panza. Ma noi abbiamo pagato per venire qui a Ponza, e per coprire sta panza non potiamo ballare. Facci ballare anche a noi, quelli con la panza, che con la confidenza e tutte e tutte panza. Dai che ci siamo ragazzuoli, il sorgo ci serve anche per le gallinosse, perché infatti le gallinosse, oltre alle solite cose, hanno bisogno. The time is now 3 o'clock. Thank you so much, sono le 3. It's 3 o'clock. E tutte e tutte, so yes, so yes. It's 5 o'clock. E voilà, le jeux sont faits. Ci siamo quasi ragazzuoli. Mi auguro naturalmente che questo video vi sia piaciuto, soprattutto a voi amici di YouTube, che insomma dovreste aver visto il video liscio liscio. Mi scuso ancora con gli amici di Twitch per questo inconveniente tecnico non dipendente da me, purtroppo. E vedremo un attimino di risolvere il problema. Vi ricordo naturalmente che se volete acquistare il vero cibo biologico italiano al 100%, visitate il sito www.ipianibio.it. E adesso rimandiamo lo spot radiofonico. Mi raccomando, acquistate con fiducia, perché i piani bio sono un'azienda biologica a conduzione familiare e utilizzano i metodi di una volta, quelli dei nostri nonni. Quindi visitate www.ipianibio.it, mi raccomando seguiteli anche sui loro social per essere sempre informati sulle loro promozioni e sui loro prodotti, che sono a fine romuno, sono saporitissimi, sanissimi, e come dice lo spot sono adatti anche ai più piccoli. Ok, ci siamo quasi, abbiamo quasi terminato. Cambi 3-4, 3, l'11 sono belli grossi.
L'11 è questo qua vicino. Questo è di fronte a noi. Dall'altra parte, sì. Valuteremo. Anche perché con i campi vicini si può tranquillamente fare anche la rotazione delle colture. Oh, e quindi ancora una volta ringrazio i moderatori, le moderatrici, tutti voi che naturalmente avete guardato questo video fino alla fine. Mi raccomando, lasciate un bel like al video, se vi va condividetelo, se non siete iscritti al canale fatelo, naturalmente è gratuito. And so, as I say every time, I'm just going on the, we are on the credits, and so I want to say again thank you so much to my moderators and all the people that are watching this video from the start. And don't forget to follow my YouTube channel, and if you are not a follower you can do this for free naturally. And you can leave a comment down below in the comments. And thank you. Mitico Gaspari, buongiorno, grazie per essere passato, siamo alle battute conclusive. Naturalmente ragazzi vi invito a passare anche nel canale del nostro Gaspari, che è un carissimo amico del canale, naturalmente ci passa sempre a salutare, e quindi oltre ad essere anche un ragazzo molto educato. Allora, perfetto, quindi andiamo, siamo a titoli di coda, quindi ringrazio ancora una volta Gaspari, ringrazio naturalmente Moreno, ringrazio anche il nostro, chi altro devo ringraziare che mi stavo scordando, Moreno, Marco Sfizietto e vediamo un po'. Allora, mo mettiamo la seminatrice a posto e naturalmente ci becchiamo fra qualche giorno. Ok, ci siamo quasi, la nostra Renault Turbo è lì, è proto bella, quindi ringrazio di nuovo moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche, i sostenitori. L'appuntamento con Farming naturalmente è per gli amici di Twitch che stanno guardando questo video, è durante la settimana, mentre invece per voi amici di YouTube attivate le notifiche per non perdervi i miei contributi. Nel frattempo scarichiamo qua, quindi riepilogando le attività del giorno, abbiamo acquistato il nuovo paddock dei cavalli, abbiamo messo, eccolo qua, vi faccio vedere, che dovrebbe far sì che i cavallozzi possano riprodursi. Abbiamo poi rabboccato la fabbrica dello zucchero, pardon, abbiamo sia rifornito il macchinario per tagliare le barbabietole, abbiamo rifornito l'azienda qui per produrre lo zucchero. Vediamo un po' a che punto stiamo. Allora, 61.000, facci la miseria. Ok, perfetto. Quindi oggi abbiamo fatto anche un po' di attività logistica, e quindi ancora una volta grazie mille a tutti, thank you so much, è stato buono, grazie, thank you, thank you.
Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.